Fisica no problem, problema 1, pagina 25. Treno corre verso nord a 80 km orari. Componente verticale del B terrestre, mezzo Gauss. Calcola FEM indotta sull'asse del vagone, che è lungo 1,30 metri. Il vagone corre sulla superficie terrestre verso nord, dove è sottoposto al campo magnetico terrestre, che sappiamo esce dal sud geografico, dove c'è il nord magnetico. Queste linee poi rientrano nel nord geografico, che corrisponde al sud magnetico. Il treno corre qua sulla superficie, immaginiamo che si trovi nell'emisfero nord, per esempio qua. Allora è sottoposto a un campo B terrestre, inclinato verso il basso, che ha una componente parallela alla superficie terrestre e una componente perpendicolare. La componente parallela non ha nessun effetto sul treno, perché il treno si muove nella stessa direzione di questa componente, mentre invece la componente perpendicolare ha effetto sui portatori di carica che stanno nel metallo di cui è costituito il treno. Se il treno fosse stato nell'emisfero sud, la componente verticale del campo B sarebbe stata rivolta verso l'alto, ma alla fine i calcoli portavano lo stesso valore numerico. Sarebbe però cambiato il verso della FEM, ma lo vediamo meglio dopo. Innanzitutto portiamo la velocità del treno in metri al secondo dividendo per 3,6 e il campo B, componente perpendicolare, in Tesla, ricordando che un Gauss è un decimillesimo di Tesla, questo è il Gauss. Orientando gli assi come in questa figura e guardando il treno da davanti, cioè da questo punto di vista, questi sono i fari del treno che viene verso di noi, la velocità vista di punta. Consideriamo un portatore di carica convenzionalmente positivo che viene verso di noi insieme al treno, trasportato dal treno, sente questa componente B perpendicolare e subisce la forza di Lorentz verso destra. Disegno negativo perché, come si vede da questa figura, l'asse X va verso sinistra, e di modulo QV B perpendicolare, in quanto la velocità viene verso di noi e B perpendicolare va in basso, formano un angolo di 90 gradi, quindi seno di 90 gradi fa 1. Come al solito interpretiamo questa forza di Lorentz come se fosse una forza elettrica del tipo Q per E, e è il campo elettromotore indotto, orientato in direzione X, ma anche lui disegno negativo perché verso destra, quando invece l'asse X va verso sinistra, quindi l'ho messo in modulo. Altrimenti sarebbe EX un valore negativo, ma tanto a noi interessano soltanto i moduli. E dal confronto tra questa forza elettrica e la forza di Lorentz, come al solito, abbiamo che il campo elettromotore indotto modulo vale VB perpendicolare. Questo campo elettromotore indotto va verso destra, sempre guardando il treno da davanti, e quindi spinge le cariche elettriche convenzionalmente positive da sinistra a destra. Il lato sinistro del vagone si impoverisce di cariche positive, il lato destro invece si riempie di cariche positive, quindi si crea un accumulo di cariche positive e negative e nasce una differenza di potenziale delta V con il potenziale più alto in B, quindi VB meno VA. Questo accumulo di cariche positive e negative genera un campo elettrostatico che va sempre dal più al meno, e come al solito è rivolto in direzione inverso opposto rispetto al campo elettromotore, e sarà questo campo elettrostatico ad impedire ulteriori concentrazioni di cariche ai bordi del vagone, contrastando l'azione del campo elettromotore che invece cerca di continuare l'accumulo di cariche. Sappiamo anche che questo campo elettrostatico deriva proprio dalla differenza di potenziale, secondo la solita formula delta V diviso L, L è la larghezza del vagone. E il campo elettrostatico e il campo elettromotore hanno versi opposti ma stesso modulo. Ora ricordiamo qual era la richiesta del problema: era la forza elettromotrice indotta tra i due lati del vagone. Per definizione, questa forza elettromotrice, lavoro per unità di carica, sappiamo che è la circuitazione del campo elettrico, del campo elettromotore indotto in particolare. Quindi immaginiamo di costruire un circuito immaginario, cioè una linea astratta nello spazio, una linea chiusa, di percorrerla in senso antiorario,
E questa linea ci serve per calcolare la circuitazione del campo elettromotore indotto. Campo elettromotore indotto che non sta nella parte esterna fuori del vagone, ma sta soltanto tra A e B. Quindi questa circuitazione alla fine si riduce soltanto all'integrale tra A e B. E immaginando questo campo elettromotore e X costante, cioè uniforme tra A e B, allora il calcolo della FEM è semplicemente il valore EX per la larghezza del vagone, ma il campo elettromotore valeva V per B perpendicolare, quindi V B perpendicolare per L. Basta sostituire i numeri, la velocità del vagone, la componente perpendicolare B, la larghezza del vagone e troviamo 1,4 periodico millivolt. L'unità di misura è volt. Infatti metro 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 quadrato diviso secondo tesla lo scriviamo newton su amper metro, poi newton per metro è joule e ampere è coulomb al secondo, quindi secondi si semplifica, rimane coulomb, joule su coulomb è volt. Potevamo calcolare la FEM indotta tra A e B anche attraverso il calcolo della differenza di potenziale delta V, ricordando che la FEM e delta V hanno sempre i segni opposti. Questo perché il campo elettromotore indotto che genera la FEM è rivolto a destra, mentre invece il campo elettrostatico associato a questa differenza di potenziale è rivolto a sinistra. Quindi come i due campi hanno segni opposti e sono uguali in modulo, allo stesso modo la FEM e la DDP delta V hanno segni opposti ma sono uguali in modulo. Quindi per calcolare la FEM possiamo calcolare delta V, invertendo questa formula qua, quindi ES il campo elettrostatico per L, ma il campo elettrostatico in modulo è uguale al campo elettromotore e il campo elettromotore era VB perpendicolare, quindi al posto del campo elettrostatico abbiamo VB perpendicolare per L e il calcolo è lo stesso identico di prima. Questo in conclusione: quando questo treno corre verso nord, se si trova nell'emisfero boreale, allora si crea questa concentrazione di cariche negative su questo lato e positive sull'altro e si crea una differenza di potenziale fra i due lati di 1,44 millivolt. Se invece il treno corre verso nord ma si trova nell'emisfero sud, cioè nell'emisfero australe, allora si crea la stessa differenza di potenziale ma rovesciata, perché la componente verticale del campo B terrestre è rivolta in alto e quindi spinge i portatori di carica positiva non più a destra ma a sinistra,